Bella lì fratellini, bentornati, ben ritrovati in questo nuovo video di Nazuma Eleven e dobbiamo fare finalmente la prima partita, in realtà è quella di allenamento, ma prima o poi la faremo la prima partita. Io nel frattempo, come potete vedere, mi sono trasferito ai Caraibi con tutti i soldi che facciamo con le visualizzazioni. Io quando vi dico di mettere like lo faccio per questo, perché sennò non posso mantenere la mia vita, la mia villa in riva all'oceano. No, vabbè, sto scherzando, ragazzi. Ovviamente è tutto finto, quindi basta dire cagate, andiamo a giocare. Come dicevo prima, lasciate like, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, andate in descrizione che ci sono i link utili, scrivetemi nei commenti se vi piace questo gameplay di Inazuma Eleven, ovviamente tutto blind run. Ma prima di cominciare voglio approfittarne per fare gli auguri ancora ai miei fratellini da sempre, Pepe e Shogu, che a distanza di qualche giorno hanno compiuto gli anni. Quindi bella lì, auguri ragazzi, fate i bravi e godetevela. Allora, vediamo un po' se ci ricordiamo come si fa. Vediamo un po' se ci ricordiamo come si fa. Impugna lo stilo. Ok. Ovviamente il nostro stilo è il mouse. Allora, puoi cambiare posizione. Gioca. Io credo che non ci serva il pad oggi. Tocca dove vuoi tirare. Io voglio tirare in porta. Voglio tirare di là. Guida e comandi. Ok, insegnami. Tocca il touchscreen nel punto in cui vuoi passare. Ok. Suggerimento. Costruisci azioni fluide muovendo i giocatori e passando il pallone. Ah, ok, quindi devo muovere tutte e due. Se tocchi il giocatore in possesso della palla o fai scattare per lui l'avversario. Ah no, è lo. C'era una L che era sparita. Attenzione, consuma i punti E. Passa la palla a breve distanza dal tuo compagno e lui andrà a prenderla di corsa. Ma in automatico? Attira il portiere fuori per fare il focaccino, il gol focaccina. Va bene. Tocca la porta. Va bene, ho capito, ho capito, ho capito. Tocca la mano per fermare il gioco e impartire istruzione. Ok. Attenzione! Oh, cosa stava facendo? Prima di scegliere una mossa, impartisci. Va bene. Io voglio tirare. Non posso vedere se ho amici di qua. Tira. Sfondamento. Cosa vuol dire sfondamento? Oh, ho capito, ma mi ha falciato. Oh. Prendila, zio, prendila. Cosa vuol dire sfondamento? Ho capito, ma sto qui sta facendo solo falli. Io sono uscito dalla porta. Ma non era così. Ma cos'è sta scammata? Sta facendo quello che vuole. Stanno disintegrando, ragazzi. No, 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 no. Scatta, scatta, scatta. Sì, ho capito, ma siamo dei pedali incredibili. Oh, l'abbiamo intercettato. Niente. Mi sa che è imbattibile. Contrasto. Gli avversari tirano, che fai? Respinta. Respinta. Tira. Vediamo se riusciamo a respingerlo. Bravo. Era basso il tiro, però noi l'abbiamo alzato. Ok, tu corri come non è mai successo prima. Scatto. Ho capito, ma ragazzi, ma facciamo ridere. No. Devi tagliare in mezzo. Presa. Non la prendiamo mai. Ci prendiamo gol, guarda, ci sfonda. Ci sfonda, già lo so. Ah no, easy, morbido, morbido, morbido. 0-0, finita. Zero. Abbiamo fatto cagare. Abbiamo fatto cagare. Ah, noi siamo contenti di aver pareggiato. Ok. Adesso riposatevi un po' e poi tornate da me. Va bene, andiamo da Silvia. Se vuoi cambiare giocatori, premi il pulsante X e poi seleziona amici. No, va bene, mi va bene così. Allora, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo giocare un'altra amichevole adesso?
No, torniamo con sti pedali qua. Facciamo ridere. Dai, dai, siamo a posto. Mark, non è meglio chiudere con l'allenamento? Così sarete freschi per domani. Sì, dai, chiudiamo con l'allenamento. Mi sembra che abbiamo fatto abbastanza. Mi sembra che facciano un po' quello che vogliono in realtà. Però, To dice qualcosa. Chi è che sta arrivando? Attenzione! Attenzione, Davimodrone, Nelly. Sono venuto a dare un'occhiata solo per curiosità, visto che mio padre non piace il cavallo. E quindi. Tutta questa voce sembrava codesta, mi sembrava un po' too much. Di allenarvi è un po' patetica, ma Nelly, ma chi se ne frega? Tu chi sei? Non sarebbe più dignitoso arrendervi e lasciare semplicemente che il club venga disintegrato? Ehi, ehi, eh? E se no, no, non facciamo gli altri giochi, Nelly, stai tranquilla. È la figlia del direttore. Certo che ti conosciamo, c'hai la faccia da schiaffi. Ma mi dissocio, mi dissocio, mi dissocio. Non permetterò che accada la passione per il calcio. Non... Dai, Nelly, stiamo perdendo tempo. Noi qua dobbiamo andare avanti. Ti devi dare una sveglia. Ti devi dare una sveglia. Che rabbia che mi fa. Comunque mi dispiace che la partita sia durata così poco. Mi aspettavo qualcosa di più tosto. Più che altro che fanno un po' quello che vogliono, i giocatori. Non è che ho organizzato questa partita proprio per avere una scusa per sciogliere? Secondo me sì. Queste cose non ci interessano, dobbiamo pensare solo a giocare bene. Va bene, dai, Mark. Mark è carico, è carichissimo. Vedere che il direttore capirà il nostro amore per il calcio e non scioglierà il club, bla bla bla. In quel momento. Il grande complotto dietro la partita si era messo in moto. Il grande complotto, attenzione, la Madonna, di cosa stiamo parlando? Il giorno della partita, alla fine delle lezioni, raga, si gioca. Si gioca, attenzione, video. Finalmente è arrivato il momento della partita. In questo giorno ci siamo allenati duramente. Pensavo ci fosse un video, invece no. Mark, guarda, fuori dalla finestra sono arrivati quelli della Royal Academy. Ci siamo. Cioè, noi abbiamo fatto un allenamento stupido dove non siamo riusciti a tirare in porta. Abbiamo preso delle grandi sberle, però giochiamo contro la Royal Academy. Finalmente questa agonia. Dai, va bene, ok. Ma cioè, cambia un attimo il discorso, zia. Finché ci sarò io, il club non verrà mai chiuso. Qual è l'avversario? Bla 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 bla. Se ci pensi allora, destino, non avete speranza, cercate solo di... Va bene, dai, su. Prima di parlare, stai a guardare la nostra partita. No, no, allora, non so cosa possa succedere, non ne ho idea. Nessuno riusciva a spiegarsi il perché della sfida lanciata improvvisamente dalla Royal. Il club di calcio della Raymond cercò di rimettersi in sesto in breve tempo. Vediamo, Il sentiamo. geniale Jude Sharp guidava l'invincibile e spaventosa armata della Royal Academy. Non potevamo rifiutarci, anche se non sembravano esserci speranze di vittoria. Esatto, esattamente. Eppure ci aspettava un risultato sorprendente che nessuno avrebbe mai immaginato. 700-0 per loro. Ma me la fai giocare o me la fai vedere? Secondo me la fa vedere, non me la fa giocare perché siamo ancora impediti. La Madonna, che cazzo arrivano col treno questi. What the fuck? Attenzione. Addirittura. Sono tutti uguali. Sono Jinba Jinpei. Sono tutti uguali. Attenzione. Ma questo non è il nostro amico? No, eh. Pensavo fosse il nostro amico quello lì. Capito? Ma se non sei speciale non puoi giocare a Spiegami una calcio. cosa, Jude, per quale motivo siamo venuti in questo posto? Stai tranquillo, Jude. Chissà, potrebbe succedere qualcosa. Stiamo già cagando addosso.
Ma ce la fai giocare oppure no? Ecco la Real Academy, sicuramente verrà, va bene, capitano, arrendiamoci. Grande, grandissimo. Dai, TCD, adesso Todd è diventato TCD. Dai, dai, dobbiamo provarci, raga, dobbiamo provarci, al massimo smettiamo di giocare a calcio, come Blue Lock. La dea della vittoria potrebbe sorridere a noi, stai scherzando, vero Mark? D'altro giochiamo con gente che non sa giocare a calcio, gente presa a caso, va bene. Non c'è Jack. E chi cacchio è Jack? Poco fa stava guardando l'arrivo della. Non sarà mica scappato. Ma chi è Jack? Secondo me dobbiamo trovare prima della partita. Adesso dobbiamo trovare un altro giocatore. Va bene. Se non lo troviamo, tutti i nostri sforzi saranno inutili. Io vado dall'altra parte. Tu dovrai dare un'occhiata intorno. Va bene. Cerchiamo Jack. Jack deve essere da qualche parte, nei dintorni. Ma ho capito, non posso andare di là. Dai, andiamo. Fuori? Usciamo? Tu hai visto Jack? Ah no, è la tizia che ci odia. Secondo me è nascosto qua, sto pedalone. No, non l'abbiamo visto Jack. Tu hai visto Jack, giovane? Ma dobbiamo cercarlo. Tipo come quando cerchiamo un pagliaio nell'acqua. È qua dentro, guarda, guarda, sto ritardato. Guarda, guarda, sto ritardato. Jack, fai ridere, da! Ti sei cagata addosso. Arf, arf, ha detto Jack. Ehi, che male, era troppo stretto. No, 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 eh. No, no. Questo è body shaming. Perdonami, mi dispiace, avevo troppa paura. Dai, andiamo, andiamo, dai. Non ce ne frega niente, Jack. Se perdiamo, perdiamo. L'importante è vincere, non perdere. Quindi vinciamo. Aspettate un momento, no, non vergognate, non vi vergognate, costringete. Sai che? Chi sono questi tre qua? Siamo del club sumo della scuola. Jack non vuole giocare. Ok, non si capisce niente di quello che c'è scritto. Ma che state blaterando? Per Jack non ha mai detto di voler far parte del club di sumo. Veramente non sembra nemmeno che voglia giocare a calcio. Ah, quindi loro vogliono che Jack, giustamente, essendo una persona esile e gracile, debba andare con loro nel club di sumo. Ottimo. Ottimo, ottimo. Jack, dai, secondo me sei un puntero notevole. Jack deve solo cagare. Ok. Lasciamolo in pace. Finirà prima o poi. Se riuscite a superare la nostra difesa, dobbiamo. Ma che cos'è sta roba? Ma perché? Che difesa è? Che difesa è? Io li guardo i lottatori di sumo, dopo 7 secondi sono disintegrati, non si muovono più. Va bene, ok. Superiamo la difesa del lottatore di sumo. Impugniamo il nostro mouse. Allora, colpisce l'armadietto con la palma prima che scada il tempo. Ok, l'armadietto dov'è? Gioca. Dove sono i miei compagni di squadra? Guida i comandi, ok, vedi, cioè non stava dicendo niente. Come diceva, mi ha detto che il club era un club di sumo. I giocatori e le tecniche hanno un potere nascosto: il potere del vento, dell'albero, del fuoco e della montagna. Ok, il vento batte la montagna batte il fuoco batte l'albero e l'albero batte il vento. Ok, easy, easy. Per esempio, il giocatore vento ha un vantaggio sul giocatore montagna. Vabbè, mi sono già dimenticato tutte queste robe qua. Sappiatelo, ma me lo sono già dimenticato. Esegui una serie di passaggi, vinci più contrasti. Il bel gioco in quest'altra occasione aumenta l'esperienza. Ok. La stavo passando. Il vantaggio si basa sui parametri e sull'elemento del giocatore. Chi è il giocatore più forte? E come faccio a saperlo? Scontri diretti, finta. A sinistra hai meno probabilità di vincere il contrasto, ma più di tenere palla. Ok. Controlla, non so. Io voglio dribblare, voglio dribbla. Scatto. Fa quello che vuole. Cioè, sono tutti capaci a scivolare. Scivolata. Oh no. Ma chi è quello? Io non li riconosco, sti qua. Blocco.
Scivolata. Oh, ragazzi! Tornate in difesa, ho delle serie difficoltà a capire chi sono i miei compagni di squadra. Questi vanno avanti, Andrea. Gli ho fatto la finta. Passavela. Ah, ma devo recuperare palla. Ok, ho capito. Tu, zio, che cosa stai facendo? Vai, vai. Scivolata. Niente. Scivolata. Dai che la prendiamo. Mark è l'unico che è capace, ragazzi. Scatto. Due ce la porta via. Cosa sta facendo? Niente. Facciamo ridere. Dobbiamo cambiare le divise. Cioè, ho delle serie difficoltà a capire quello che sta succedendo. Oh, no, no, dai, non è vero. Non è vero. Dov'è la palla? L'abbiamo perso. E grazie alla banana, non capisco chi sono i miei compagni di squadra. Un pistola track. Ci sono vestiti. Vabbè. Niente. È che se mi facesse vedere il campo. Senza farmi perdere la palla all'inizio. Catto. Non puoi, dai, non puoi. Ok. Bravo, bravo, bravo. Bravo. Scatto. Non possiamo perderla. Attenzione, vai. Tira una sassata. Tira, scegli la potenza. Scegli la potenza. No, potenza. Potenza 3. Tira. Tira una sburdola. Non puoi pararla. Ragazzi. Easy. Basta, siamo diventati troppo forti. Troppo forti. Troppo forti. Prima perdeva tutti i contrasti. Easy, esperienza. Siamo. No sense. No sense, ragazzi. No sense. No, no, non ce n'è. Non ce n'è. Allora, abbiamo trovato Jack. Dai, sì, club di sumo. Levatevi dai tre quarti. Dai, andiamo alla Royal, a sconfiggere la Royal Academy. Tutti lo sanno che vinceremo. Dai, Jack, stai tranquillo, non succede niente. Se scappi una volta, scappi tutta la vita. È quello che dico io. Tranquillo, se stai nella tua comfort zone, non te la godi mai. Dai, dai, intanto esci e fai un po' di baccano. Dai, conto su di te, Jack. Siamo pronti? Jack, Wallside. Attenzione, è un difensore, Jack. Andiamo da Silvio. Ok, io direi che ragazzi per questo episodio va bene, adesso facciamo un bel salvataggio e la partita con la Royal Academy sarà la prossima volta, va bene? Un saluto a tutti ragazzi, ciao ciao, fate i bravetti.